Ma cari amici miei, in questo posto ci sono stati anni d'oro per lo sport varesino, ma mi verrebbe il caso di dire nazionale, perché insomma qui si è disputato un premio importantissimo, premio Cantello neanche a dirlo, che caro Ambrogio Vai, tu conosci leggermente bene. Più o meno, diciamo, vagamente, sì, tra l'altro il premio Cantello che ha ricevuto anche Chiara nel 2003, perché il premio Cantello, oltre a premiare sportivi illustri, ma davvero illustri, cito Collina, cito Gaucci, cito Leonardo, cito Riali, Marotta, veramente tantissimi, che allora e anche adesso molti di loro, Di Francesco, sono ancora a livello nazionale e molto famosi, ma univamo anche ovviamente i personaggi locali. E Chiara fu nominata come sportiva dell'anno di Cantello. Eravamo state promosse in B d'eccellenza, mi sembra, avevamo vinto il campionato e quindi col Malnate. Proprio perché si era distinta nella sua veste, in quel caso di cestista e non di calciatrice, diciamo così. E quindi il premio Cantello veniva organizzato in questa sala, in questo ufficio, che è l'ufficio del sindaco. Tra l'altro, primo Cantello che insomma è andato in scena a volte qui in paese, alla Madonnina, ma anche ha preso scena a Ville Ponti, quindi davvero era qualcosa di grande, molto sì, grande, per un paese di 4.500 anni. Sì, devo dire, mi piace, voglio anche ricordarlo, il sindaco di allora era Dario Sinapi. Che salutiamo, ed Enrico Lecci, sì, era l'assessore allo sport, che era poi un po' il deus ex machina. Io ero uno degli organizzatori, nonché il bravo presentatore, come si dice, del premio Cantello. Era bravo? No, perché... Era bravo, sì, mi ha premiato, quindi bravissimo. Bastava così, hai capito? Basta premiare. Era un momento, una serata molto molto bella, no? È vero. Partiva sempre un po' che, ma chissà, come tutte le cose a Cantello d'altronde, sempre molto, ma chissà cos'è, ma perché, ma com'è. Poi alla fine venivano sempre fuori delle serate molto belle. Io mi sono sempre divertita tantissimo.